il presidente dell'Associazione Centro di Bioetica Evangelium Vitae di Agrigento, Enzo Di Natali, ha scritto una lettera al sindaco di Licata nel merito della carenza di medici a rischio del funzionamento dei reparti di ginecologia e pediatria dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. L'intervista di Gaetano Ravanà. Enzo Di Natale, lei ha preso posizione tramite la sua associazione per quello che sta succedendo all'ospedale di Licata, che purtroppo non è un caso isolato in Sicilia, cioè si rischia la chiusura di qualche reparto perché mancano i medici. Per un servizio sanitario adeguato è importante la pianta organica. Se un ospedale non può assicurare una pianta organica adeguata, il rischio clinico è alto, addirittura altissimo. Ora, nell'ospedale di Licata, purtroppo, nei reparti di ginecologia e di pediatria, la pianta organica è davvero insufficiente al numero dei medici e infermieri che dovrebbe avere, ma soprattutto dei medici. Questo che significa? Significa che non si può organizzare un adeguato servizio. I medici, i pediatri che arrivano a Licata sono pediatri raccolti dai vari presidi ospedalieri, una forma di tappabuchi. Una forma di tappabuchi che non consente una programmazione di un servizio adeguato per un reparto come quello di ginecologia e di pediatria. E questo significa innalzare in modo elevato il rischio clinico. E qui si tratta della salute dei bambini. E non si può a un certo punto rimanere insensibile dinanzi a questo rischio. E siccome il sindaco è il primo responsabile della salute dei propri cittadini, noi come centro di bioetica ci siamo rivolti a lui per farsi interprete nei confronti dell'autorità competente o di innalzare la pianta organica dei due reparti o altrimenti chiudere i due reparti perché sono ad alto rischio.